Se respiri la freschezza dell'aria, come ti giunge? Neurologicamente viaggia quasi istantaneamente, ma c'è un altro sistema, oltre il tuo sistema neurologico. La piacevolezza del sistema neurologico, una volta che scende più in profondità, stare seduti qui beatamente diventa una cosa normale. Perché la maggioranza degli esseri umani fa fatica persino a conoscere un po' di pace o di gioia nella propria vita? Perché la maggioranza degli esseri umani non è in grado di stabilire questo come la propria qualità? So che sono state dette troppe filosofie, ma osserviamolo tecnicamente. Perché non accade qualcosa di così semplice? Quindi, tutte le esperienze della vita, come entrano in noi? Se respiri la freschezza dell'aria, come ti giunge? Neurologicamente viaggia quasi istantaneamente. Piacevole. Se mangi o assaggi qualcosa di piacevole, o vedi qualcosa di piacevole, o senti qualcosa di piacevole, essenzialmente prima tocca la tua percezione sensoriale. Da lì, abbastanza istantaneamente, il sistema neurologico lo porta al tuo cervello e crea un'esperienza piacevole o un'esperienza spiacevole. Questa piacevolezza dell'esperienza o spiacevolezza dell'esperienza non è interamente negli stimoli dall'esterno. In parte sì. Dipende anche da come stai in quel momento. Sei di umore frustrato o disturbato? Qualcuno suona una bella musica. Sì o no? Qualcuno suona una musica molto bella. Ti fa arrabbiare ancora di più. Quindi dobbiamo capire. Ci sono due aspetti in questo. Uno è la natura degli stimoli. Un altro è come stiamo ora, che significa quali sono le nostre impressioni, qual è il nostro samskara, qual è la nostra sostanza karmica. Quindi, quando ogni cosa coopera e la piacevolezza accade, hai visto l'alba al mattino, invece di essere irritato, oddio, un altro giorno, hai sentito, wow, bello. Mi sento benissimo. Ora, questo è piacevole, perché lo stimolo, quando tocca l'organo di senso, da lì, neurologicamente viaggia quasi istantaneamente e fa delle cose. Ma c'è un altro sistema, oltre il tuo sistema neurologico, che è il pranamaya kosha, che è altrettanto elaborato, se non più elaborato del sistema neurologico, ma si muove, direi, 100 volte più lentamente o più del sistema neurologico. Se conservi la piacevolezza dell'esperienza, la piacevolezza neurologica che accade perché stai vedendo l'alba e ti senti piacevole. Di solito, wow! O qualcos'altro, o qualcosa. La maggioranza delle persone non conserva la piacevolezza dell'esperienza che sta accadendo. Saltelleranno da tutte le parti. Quindi, se conservi una certa piacevolezza,
piacevolezza neurologica. Sto cercando di separare queste due cose per mancanza di terminologia in lingua inglese. Ciò che tu, diciamo che hai guardato l'alba e ti sei sentito benissimo per un attimo. Quell'attimo è piacevolezza neurologica o piacevolezza sensoriale. Affinché diventi parte della tua energia vitale, devi mantenerlo, devi conservare quell'esperienza, devi essere capace di restare lì. Perché è almeno 100 volte più lento, per mancanza di una misura esatta, dico almeno. Se riesci a conservare qualsiasi esperienza, normalmente se riesci a mantenerla per 24 minuti, qualunque esperienza di dolcezza dell'esperienza, anche se è gusto, gusto, olfatto, vista, udito, se fai questo a te stesso, la piacevolezza del sistema neurologico, una volta che scende più profondamente nel sistema pranico, allora stare seduti qui beatamente diventa una cosa normale. L'esperienza sensoriale, se stai con essa, questa diventerà la tua qualità, non è qualcosa che devi fare, la beatitudine.